a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Mi siete mancati tantissimo. Non so da quanto tempo non faccio un video face to face, però capite bene che i 40 gradi mi hanno impedito di mostrarmi in pubblico, altrimenti tipo avrei fatto venire un infarto a qualcuno. Come state? Sì, mi vedete bianca anche se è agosto, però io in realtà non mi abbronzo quasi mai, e anche se vado al mare. Mi sono abbronzata, però poi l'ho persa l'abbronzatura, quindi chi se ne frega. Scusate se ho fatto dei video in maniera meno costante, però capite bene che col caldo veramente era impossibile registrare, qui ci sono stati tipo 45 gradi, quindi mi scioglievo veramente. Ho cercato comunque di non lasciarvi e di tenere il canale attivo, e penso che appunto ve ne siete accorti e che la cosa vi è piaciuta. Ho visto che i vlog vi sono piaciuti tantissimo, volevo ringraziare e salutare tutti i nuovi iscritti, vi ringrazio tantissimo, e volevo anche dirvi che quando arriveremo a 2000 iscritti, che penso che a breve ci siamo, spero, incrociamo le dita, farò un nuovo giveaway, così appunto per ringraziarvi. E inoltre un'altra cosa, ho sdoppiato i profili di Instagram, quindi per chi mi seguiva adesso quel profilo è diventato, diciamo, il mio profilo privato, e ho creato un altro account solamente esclusivamente per il canale e per le creazioni, quindi mi raccomando seguitemi, Ariali Creation, mi trovate sempre con quel nome, e li pubblicherò principalmente cose appunto inerenti al canale e anche alle mie creazioni. Poi un'altra cosa importante, ci tenevo a ringraziare tantissimo Nadia Tempest, che io seguo praticamente da quando aveva pochissimi iscritti e l'adoro perché è veramente una persona speciale, e mi sono ritrovata su un suo video, veramente io non ho parole, e quando ho sentito la mia voce durante il suo video tipo sono svenuta. Ringrazio Nadia, se mai vedrai questo video, non penso, però veramente sei stata fantastica. Quindi bando le ciance, sto già parlando da parecchio tempo, basta, vi faccio vedere quello che ho comprato da Tiger. Ragazzi, finalmente sono stata da Tiger, veramente non potevo credere quando ho visto che c'era Tiger dove stavo andando. Sono stata a Siena, l'avete visto anche nel video precedente, se non l'avete visto male andate a vederlo subito, il vlog della Toscana. Non è una collezione specifica, perché so che è uscita anche una nuova collezione, anche Fabio ha comprato delle cose, però vi lascio dei pezzettini di video dopo, vi mostro questo. E poi vi mostro anche altre cose che ho comprato. Allora, partiamo dalle cose da mangiare, dalla fine praticamente partiamo. E partiamo da questo, che ho già giustamente finito perché è passato un mese da quando l'ho acquistato, ed è lo zucchero filato, ed è il candy floss, ed è buonissimo ragazzi, sa di, non so se l'avete mai provato, ha l'odore di fragola, è buonissimo. E lo scopolino l'ho conservato perché sapete che io riciclo tutto, e quindi questo è buonissimo per metterci delle cose. Sempre da mangiare, ho comprato anche i marshmallow, questi con l'unicorno, guardate che carino. E sono questi, adesso non mi ricordo che marshmallow erano, penso che fossero quelli, gusto di vaniglia. Vabbè, comunque erano fantastiche. Le ho mangiate durante il campo e con le mie ragazze, che saluto se non verranno questo video. Poi veniamo alle cose più carine. Ho comprato questi sticker, e sono degli sticker con tante bellissime frasi, quelle motivazionali, che adesso che inizia a fare più fresco ricomincio a decorare l'agenda, anzi fatemi sapere giù nei commenti se vi può interessare qualche video inerente all'agenda. Ho comprato i miei bellissimi brillantini, che sono sempre utili, e sono dorati, argentati, rossi, verdi e viola. E penso che questi praticamente Tiger ci siano sempre. E poi ho comprato degli washi tape, sono carinissimi, e sono tre washi tape, e non mi ricordo adesso quanto li ho pagati, anzi ho lo scontrino. Allora, i marshmallow li ho pagati 2 euro, i washi tape li ho pagati 2 euro, il glitter 3 euro e lo zucchero filato 1 euro, i sticker 1 euro. Poi ho preso questi bellissimi timbrini e ho pagato 3 euro, sono timbrini dell'alfabeto. Poi ho preso questi sticky note, che li ho pagati 1 euro, e sono degli sticky note appunto a blocchetto, che io posso inserire sempre nell'agenda perché sono, li tengo sempre volanti e si riempiono sempre di polvere. E poi guardate il pezzo forte, questo bellissimo block notice, praticamente è un semplicissimo block notice, però ha la forma di cioccolata, di barretta di cioccolata, guardate, tra l'altro è morbidissimo, il tatto è veramente morbido, sembra veramente una barretta di cioccolato, è fantastico. E questo l'ho pagato 2 euro, questo.
Ok, passiamo oltre alle cose di Tiger. Buttiamo la busta via, non ci serve. Passiamo ad altre cose che mi sono arrivate in questo periodo da AliExpress. Non sto comprando tantissimo perché per adesso non mi serve niente. E ho comprato questi washi tape, che pensavo non mi arrivassero mai più, perché li ho presi tipo a marzo e mi sono arrivati adesso ad agosto. E sono 1, 2, 3, 4, 5 washi tape pagati tipo 90 centesimi, pochissimi, pochissimo. E sono quelli sottili sottili, perché ne avevo bisogno sempre quelli grossi, ma quelli piccolini non ce l'ho. Poi volevo comprare degli slime da AliExpress, ho visto degli slime da AliExpress e siccome so che vi piacciono tantissimo gli slime, li dovevo comprare in realtà per venderli alle fiere che andavo in estate. In realtà le fiere non le ho fatte perché una cosa ha fatto caldissimo e seconda cosa le fiere delle mie parti sono state un po' un flop, quindi meglio che non ci sono andata perché veramente era un disastro. Quindi ho comprato questo slime. Questo è uno slime che quando mi è arrivato per il caldo era veramente tipo liquido. Si chiama Barrel o Slime. Io non ne capisco, ragazzi, niente di slime perché non sono pratica, quindi mi dovete dire un po' voi come può essere questo slime. E non lo so, poi magari lo apriamo, se volete in un altro video fatemelo sapere, così lo apriamo e vediamo un po' com'è. Dalla confezione sembra abbastanza liquido, non lo so, non ne capisco niente di slime. E poi ho comprato questi due, che voi mi direte che cacchio sono nell'aria. E sì, che cacchio sono, sono degli slime, sono degli omini che in teoria, vabbè, che carini, comunque a prescindere, schiacci e ci dovrebbe uscire lo slime, ma in realtà qui non c'è niente. Perché? Perché lo slime è in una bustina a parte, praticamente dovrebbe uscire dalla bocca. Guardate, c'è tipo una fessura, vedete? C'è una fessura qua, ma io in realtà devo metterlo da questa fessura e poi deve riuscire da questa fessura. Che senso c'ha? Dalla foto sembrava già tipo tutto confezionato e l'ho preso così perché tipo costava 90 centesimi così. E poi l'ho comprato anche rosso. Lo slime è sempre lo stesso, giallo come il mio legge, giallo rosso. Boh, non lo so, fatemi sapere sempre se volete che lo testiamo insieme. Un altro acquisto che non c'entra niente con la creatività: ho comprato una GoPro. No, non sono diventata ricca. Ho comprato una GoPro fasulla. Praticamente ho comprato questa, che è della marca Campark. Riuscite a vedere? Spero di sì. E praticamente è un action cam che ho pagato 50 euro perché era in offerta. E praticamente ha tantissimi accessori e l'ho comprata principalmente per questo motivo, perché ha tantissimissimissimi accessori. Di esterno ho dovuto comprare solo questo, che è il galleggiante per tenerla in acqua, e non l'ho ancora provato perché c'era l'altra mia sorella e ho solo quella di mia sorella. E praticamente ci ho fatto tutti i video che avete visto nei vlog, sia nell'acqua e sia a Siena e a Firenze, in Toscana. L'ho fatti principalmente con questa. Diciamo che per adesso ha soddisfatto le mie aspettative, anche perché non so la GoPro com'è, quindi diciamo che forse sotto questo aspetto sono un po' ignorantella e mi basta anche questa qui. Però diciamo che per 50 euro il rapporto qualità prezzo è ottimo. Fatemi sapere se vi interessa un video su questa action cam, così vi faccio un video recensione dettagliato dopo più o meno 2 mesi che la sto provando. Quindi i miei acquisti, ragazzi, per oggi finiscono qui. Ne ho accumulati un bel po' per farveli vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto e che non vi abbia turbato abbastanza il mio, insomma, mio stato in questo agosto così caldo. E vi mando un grosso bacio. Non so quando sarà un prossimo video, forse giovedì vado all'IKEA e se volete vi faccio il vlog. E vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Sì, sono una fidanzata ingrata, è vero, scusate, mi sono dimenticata di mostrarvi quello che si è comprato Fabio. Praticamente si è comprata questa cosa qui, che è un giocattolo, penso, un gioco, e consiste nel mettere appunto sulla testa questo canestro di basket e tirarci le palline. Penso che sia un ottimo gioco da fare quando si è un po' in compagnia e anche un pochino allegri. E poi ha comprato quest'altro attrezzo qui, che non saprei bene come definire, che è un ventilatore che è anche spruzza l'acqua per mare.
non vi posso mostrare quello vero perché si è rotto. In realtà sono stata io che l'ho rotto, perché ho messo, per metterlo, per riempirlo di acqua, ho messo tutto l'aggeggino nell'acqua salata di mare, che ha fatto scoppiare le pile. Molto brava Ilaria. E quindi l'ho rotto, è durato tipo una settimana, però alla fine stava 4 euro e vabbè, sia. Quindi niente, adesso è veramente tutto, vi saluto di nuovo e vi mando un grosso bacio, ciao!